Sì, siamo molto, molto arrabbiati per come poi è avvenuta questa sconfitta qua a tempo scaduto, praticamente alla fine della partita. Una partita che anche oggi abbiamo a lunghi tratti dominato, però purtroppo siamo qua a commentare una sconfitta. Chiaro che la netta sensazione di essere arrivati un po' col fiato anche in porto a questa pausa, ci sono giocate 19 partite in 3 mesi e credo che sia comunque difficile, 4, difficile giocare anche quest'ultima. Ti dico, così come l'abbiamo giocato noi, l'hanno giocato anche loro, ma in campo credo che... Anzi, sicuramente stavamo bene, secondo me non è dovuto al fatto che della stanchezza mentale. No, io non l'ho percepito, poi non lo so, magari dall'alto, io in campo non l'ho percepito, anzi, volevamo vincere anche a fine primo tempo, ci siamo detti di vincere da questa partita, non di pareggiare, nonostante lo svantaggio. E quindi per come l'ho percepita io, ecco. Eravamo sia fisicamente che mentalmente pronti a provare a vincere anche l'ultima partita, purtroppo è andata molto male. Ne hai vissute tante di situazioni a Forlì, credo che questa però sia molto diversa da tante, nel senso che arrivate da un momento estremamente positivo e adesso non bisogna finire. Ma no, io credo assolutamente che mai come quest'anno il gruppo è forte, cioè proprio stiamo bene insieme, ci divertiamo, siamo una squadra forte. E finora non ci siamo mai fatti condizionare dai risultati né nelle sconfitte né nelle vittorie e quindi penso che non sarà così neanche per questa volta. Come ho detto prima, secondo me anche oggi è una partita... Non dico dominata, però fatta molto bene. Poi vai a vedere il risultato 1-2 e dispiace, però non c'è altra soluzione che lavorare nella sosta e provare a fare un grande giro di ritorno. Ecco, voglio dire, la vostra mentalità è vincente, lo sappiamo, ma quando non si riesce a vincere non vale la pena tentarsi il punto. Piuttosto sì. Che rischiare di esporsi lì con la sconfitta. Ti dico, secondo me il gol è nato il secondo, cioè quello lì ha tirato, ha sbattuto dentro la testa di uno di noi, cioè non eravamo sbilanciati in avanti, eravamo a difesa schierata, quindi posso non essere d'accordo con questa osservazione, però cioè, noi è da quando abbiamo iniziato che la nostra mentalità è questa qui. Delle volte ci porta a vincere partite, magari anche alla fine, delle volte le abbiamo perse o pareggiate, però non credo che sia giusto cambiare la nostra mentalità adesso. Qualcuno ha parlato di campionato chiuso, come la vedi? Ho visto che la Giana ha vinto ancora, chiaramente se la Giana vince tutte le partite nessuno ci può fare niente. Noi pensiamo partita dopo partita. E poi quello che quando arriviamo qui a marzo-aprile vediamo a che punto siamo e vediamo che tipo di campionato poi dovremo andare a fare. Però se la Giana vince tutte le partite è giusto che vinca il campionato, perché non sbaglia mai.